Good morning, Bolin. Allora, io non parlo di profezie, ma non che non ne parlo, manco le vado a leggere, non mi interessano proprio, non le prendo nemmeno in considerazione, a parte quelle di Daniele, poi mo vi spiego perché. E faccio questo video pure perché l'utente Daniele, omonimo del profeta, mi ha detto, ma perché non fa un video che parli di profezie, mi sembra Apocalisse, profezie. Io non parlo di queste cose, però gli ho scritto, guarda, al massimo ti posso fare qualcosa di Daniele, sai perché prendo la palla al balzo? Perché chi, almeno che sappia io, ma io mica sono, ho visto tutti i video, tutti i YouTube, in questo caso italiano. Nessuno a chi parla di profezie di Daniele dice che si sono già adempiute tutte, ci manca solo quella finale. Non vi do nemmeno la fonte dove le leggo perché sennò siete condizionati. Magari in futuro poi ve la do, ma non siete condizionati, quindi non ve la do. Quindi, due si parlano, si guardano negli occhi, oh, ma ho visto il cielo oggi è rosso, quello ti continua a guardare negli occhi e ti dice, ma chi te l'ha detto? Ecco, a questi livelli. Allora, alza gli occhi, lo vedi, quindi voglio che riflettate sui concetti, poi in futuro ve le do, non ve le do perché sennò siete condizionati. C'è pure da fare un discorso, ma non ce la faccio questo video, sulla piramide bicefala, come viene rapportata la profezia di Daniele, che lui parla dei due re, il re del nord e il re del sud, in eterna lotta da quando è nato proprio da sé, non si sa, dalla notte dei tempi. E tutt'oggi la stiamo vedendo molto più soft, con soprattutto geopolitico, ma a livello visibile ufficiale, perché poi c'è tutto i governi occulti, le cose, quelle sono le vere lotte, però dopo qualcosa spunta e difatti quando, a parte i blocchi che si cosano, ma negli stessi paesi, destra e sinistra, repubblicani e democratici, laburisti, è sempre questo dato, a noi non ci cambia niente, o meglio, aspetta, ci cambia, ma a loro gli cambia tutto. Quando va uno a potere, quell'altro, quando va quell'altro, e gli cambia tutto, soprattutto in base ai livelli, su in cima gli cambia quelli che gli cambia di soldi, perché quello che cambia di potere, quell'altro gli cambia di agire sull'umanità, e quelli più piccoli cambia perché hanno i soldi, quell'altro, il ministro, la macchina. Anyway, perciò ti dico, quando si fanno le cose politiche, discorsi politici, non politici di ideologia, di cose che ormai non si fanno più, io voto quei, ma a me mi piace quei, quelli sono onesti, non si fanno così le cose, devi avere una preparazione geopolitica pazzesca. Perché? Perché si capovolgono le cose, se vince Trump, chi ci rimette cambia tutti i fronti, ve lo dissi in un video, e quindi chi sta da quella parte che prima era cosa, chi perde e chi cosa, poi allora tu lo devi fare il conto in base, se sei umanista, cerca dove ci faranno meno macelli e meno morti. Se sei interessato a certi paesi, esulti perché dici meno male, mo si sposta dalla Cecenia, magari tu sei sposato in Cecè. Quindi si fanno così al limite proprio se li volete fare personali. Ma no, a parte nemmeno quello. Qua se vinceva la Clinton, noi eravamo già tutti morti, non nella merda, morti. Ma andiamo nella merda con Trump, ma almeno non siamo morti. Anyway. Ma non questo con le due che vi dico, chi il re primo, Comincionica e quell'altro, quello e quell'altro, Napoleone e gli imperi centrali, questi sono elencati precisi, capito? Ve lo feci nei primi video della piramide, ma qui sono elencati precisi. Ma non ci vedo perché ho chiuso le tende, perché se no mi viene troppa luce, mi segna bianca, vabbè. Allora, stiamo a parlare di questa statua e delle relative bestie. Ma chi non lo... Penso che chi studia queste cose le sa. Allora, Daniele in esilio a Babilonia, con re Nabucodonosor, gli fa il sogno, le cose, insomma, la testa d'oro, il petto e le braccia d'argento, il corpo fino a qua di rame, le gambe di ferro fino a qua e da qui sotto ai piedi macchiato di ferro e di argilla. Queste sono le ere che stiamo passando. Daniele li raffigura con gli animali, li vedete? Come ve li dico. E sono le quattro bestie salite dal mare. Babilonia dal 607, un leone alato. La Media Persa dal 530. Babilonia rappresenta la testa d'oro.
Quindi l'epoca stava, infatti viveva insieme agli dei, gli uomini. Poi l'epoca d'argento, Media Persia, sempre dal mare, un orso. Poi il pezzo qui di rame, la Grecia, dal 333, un leopardo alato, con quattro ali. Ora vi spiego chi era. E poi il ferro Roma, che poi è solo tratteggiato con l'ultima bestia, che c'ha i corni qua, c'ha due corna, ma vi spiego perché c'ha due corna. No, quando te, aspetta, no, vabbè. Perché praticamente è la continuazione dell'impero romano, e cioè la potenza anglo-americana. E poi sotto, quello è il ferro qui. E poi anche qui continuato, quindi non staccato, quindi stiamo parlando di tutta una cosa. Mondo politicamente diviso nel tempo della fine. E noi stiamo qui a cavallo tra il passaggio tra la potenza anglo-americana che cadrà, ma non che cadrà, che vince un'altra, nel senso che si stanno a fare gruppe, e saranno divise le nazioni. Non si sa come, ma se si sono avverate tutte queste fino adesso, si dovrebbero adempiere quest'ultima. Quest'ultima che poi dice che arriva un masso e prende tipo un meteoro, ma non un meteoro nel senso proprio figurativo, prende la statua ai piedi, praticamente la finisce a distruggere. E finisce quest'epoca, cominciata da Babilonia, e finisce nei nostri anni. No, lo dico io, lo dice Daniele. Ok, partiamo un po' subito per dire, ma tu come fai a dire che quello era quello? Come li fai a... se ritrovo. Perdono. I tempi fissati per le nazioni sarebbero la fine. Perdono, fammi ritrovare. Scusate, ragazzi. Allora, ecco, esclama Daniele, i quattro venti del cielo agitavano il vasto mare e quattro grosse bestie salivano dal mare, ciascuna diversa dalle altre. Che bestie straordinarie! La prima è un leone alato e la seconda è simile a un orso. Poi viene un leopardo con quattro ali e quattro teste. La quarta bestia, insolitamente forte, ha grandi denti di ferro e 10 corna. Qua è Roma. Fra le 10 corna spunta un piccolo corno che ha occhi simili agli occhi di un uomo e una bocca che proferisce grosse grandiose. Cioè, da quel corno con l'occhio nasce la potenza anglo-americana. Da quella potenza romana. Infatti, vedi quello. Vedi, capito? Oh. Quattro bestie escono dal mare. Quattro grosse bestie salivano dal mare, disse Daniele. Queste bestie rappresentano quindi potenze mondiali. Ma quali? Allora, le quattro potenze mondiali rappresentate dai quattro metalli del sogno di Nabucodonosor erano l'impero babilonese, la testa d'oro, la Media Persia, il petto e le braccia d'argento, la Grecia, il ventre e le cosce di rame, e l'impero romano, le gambe di ferro. E poi quello spezzettato che stiamo vivendo noi, ormai è il tempo della fine, dove si comincia a essere tutti disuniti, ognuno per i cavoli suoi. Infatti Grillo vedi che dice, no, ma Londra, mo si può pure staccare Londra. Londra dice, ma noi cambiamo città-stato, cominceranno città-stato, tutte le finanze, chi ha più finanze, cose, quello, e proprio si sta adempiendo pure quello. Quest'altro si sono adempiti, vi dico perché, per esempio, mo mi si è spento pure il monitor del computer, non ci vedo più per niente, ma con l'accendino mi ha illuminato. Allora, Mondiale babilonese, dal 607-539 avanti, simile a un leone predatore, Babilonia divora con la ferocia le nazioni, vabbè, guardate dove si capisce bene, vorace come un orso è quello là, ma guardate come va a combaciarsi perfetto. Arriva la Grecia, veloce come... Chi è la Grecia? Alessandro Magno. La terza bestia era simile a un leopardo, ma aveva quattro ali di creatura volatile sul dorso, e la bestia aveva quattro teste e le fu dato in realtà il dominio. Daniele 7:6.
Voi dite, ma come? Questo rappresenta la Grecia, poi Alessandro Magno come fa a rappresentare? Sapete perché ha quattro teste? Perché fu diviso poi. Le quattro teste del leopardo comparvero dopo la morte di Alessandro, avvenuta nel 300, si adempirono. Cioè, vedi come le va? Quando quattro suoi generali alla fine gli succedettero in diverse parti del suo dominio. Seleuco teneva la Mesopotamia e la Siria, Tolomeo dominò in Egitto e Palestina. Lisimaco governò l'Asia Minore e la Tracia e Cassandro prese la Macedonia e la Grecia. E lì la profezia di Daniele dice: vedi, quel grande regno sarà diviso. Tutto è preciso. Se tu vai andare a vedere, vedi, quello dice quattro cose, difatti quattro teste, quattro diviso. Ok? Una bestia spaventosa si rivela diversa. Daniele, dopo la Grecia, arriva a Roma, che stritola tutto di ferro. Daniele definì la quarta bestia spaventevole e terribile, insolitamente forte, e proseguì, aveva denti di ferro grossi, esso divorava e stritolava e calpestava ciò che restava. Vabbè, dai, insomma, si fa ricombaciare tutto preciso, ma quello dove volevo arrivare io. Questa è l'ultima bestia, Roma, con i corni, dopo qua il corno anglo-americano. Vabbè. Prevale un piccolo corno. Continuai a considerare le corna, disse Daniele. Ed ecco un altro corno, piccolo, spuntò fra loro. Perché quando nacque gli Stati Uniti, era piccolo, l'Inghilterra. E tre delle prime corna furono divenite dinanzi ad esso. A proposito di questo, vabbè, a proposito di questo avvenimento, l'angelo disse a Daniele: un altro sorgerà dopo di loro, i 10 re. Ed egli. Ah, perché c'ha 10 corna. Ed egli stesso sarà diverso dai primi e umilierà 3 re. Chi è questo re quando sorse che umiliò gli altri 3? Considerati i seguenti sviluppi. Nel 55 avanti Cristo, Giulio Cesare, al comando di una spedizione, invase la Britannia, ma non riuscì a ristabilirvi un insediamento permanente. Nel 43 avanti Cristo l'imperatore Claudio iniziò una conquista più permanente della Britannia meridionale. Vabbè, l'imperatore Adriano iniziò la costruzione del vallo, vabbè, alla foce del Tyne, nel Golfo di Solway, nel segnale, confine settentrionale, vabbè. All'inizio del V secolo le legioni romane lasciarono l'isola. Fino al XVI secolo, spiegava uno storico, l'Inghilterra era stata una potenza di secondo piano, la sua ricchezza era ben poca cosa rispetto a quella dei Paesi Bassi, la sua popolazione era molto meno numerosa di quella francese, la sua forza armata marina inclusa erano inferiori a quella della Spagna. Allora, a quanto pare, l'Inghilterra non era un regno insignificante, il simbolico piccolo corno della quarta bestia, ma questo doveva cambiare. Nel 1588 Filippo II, re di Spagna, mosse l'armata e insomma cresce sta potenza. Quindi il discorso vabbè, è interessante la cosa inglese. Vabbè, l'America si allontana, l'India, insomma, si prende l'India, comincia la storia, che come diventa una potenza. Che sanciva la nuova posizione della Gran Bretagna quale principale potenza europea nel mondo extraeuropeo. Quando parlo di. Eccolo, va, quella bestia di Roma, e questo è il corno inglese tra gli altri corni. E poi, difatti, gli Stati Uniti non comandano niente, oggi come oggi. Prendono tutto ordine all'Inghilterra, e se l'angolo americano, quello è il braccio, quello è la mente. Quindi la supremazia inglese fu rafforzata dalla schiacciante vittoria riportata nel mio su Napoleone. Ecco perché Napoleone, quando gli dici, ma questo ti fa Napoleone, tra virgolette, questo motivo, perché si è opposto a questo, come si è opposto Hitler e tanti nei suoi cosi. Ma Hitler, Napoleone ce l'aveva fatta, poi non si sa che. Hitler ce l'aveva quasi fatta, se ce la faceva là era fatta forever. Anyway, questo che non vuole capire la gente. Qua non è questione politica o di cose ebraiche, lascia perdere questi discorsi. L'angelo disse a Daniele che la quarta bestia, o quarto regno, avrebbe divorato tutta la terra. Vedete che ci sta a fare le tasse, le cose, la gente non ce la fa manco più alzarsi a letto per i problemi.
Ma dai, tutti con la testa a base ormai, cioè, ma proprio la fine. Una volta questo imbero abbracciava un quarto della superficie della Terra, un quarto la sua, ma lo continua a fare col Commonwealth, col coso, non è ufficiale, ma quasi. Come impero romano, come l'impero romano differì dalle precedenti potenze mondiali, anche il re raffigurato dal piccolo corno sarebbe stato diverso dai primi. A proposito dell'impero britannico, osservò che era combinazione politica in cui nel passato non si trovano parti, costituiti da un insieme di elementi nei quali il più importante era la Repubblica coronata, il Regno Unito. Vabbè. Eccolo qua. Ma il piccolo corno era qualcosa di più dell'impero britannico. Nel 1783 la Gran Bretagna riconobbe l'indipendenza delle sue 13 colonie americane, gli Stati Uniti d'America. Alleatisi infine con la Gran Bretagna, emersero dalla Seconda Guerra Mondiale come la nazione dominante sulla Terra. I legami con la Gran Bretagna sono tuttora forti, ma molto più forti di quello che si immagina. La risultante duplice potenza mondiale anglo-americana costituisce il corno che ha occhi. Questo che diceva Daniele, questa potenza mondiale è davvero accorta, astuta, proferisce cose grandiose. Guarda la NASA, la Terra cose, dettando la politica di buona parte, cioè, del mondo, e agendo da suo portavoce o falso profeta. Il discorso invece del bicefalo, in questa lotta del re del nord e del re del sud, li elenca pure, e fa vedere che si è adempito pure quello, come si è adempito. Ogni volta che parla Daniele su questa guerra tra re del nord e re del sud, lo identifica. Nicatoro, Augusto, Culladri, Sammiramis, ecco, gli ultimi nel XX secolo, Hitler, Napoleone, poi Hitler, da una parte le potenze quell'altra. Questo è sempre questa re del nord e re del sud. Praticamente questi che sanno la verità veramente, quando si fa le guerre, lo sanno che era un'opposizione. Non queste guerre, queste non sono guerre tra loro veramente. Queste sono cose economiche, di geopolitica. Che poi si vanno a un livello più basso di guerra. Però per dire, loro si chiamano re del nord e del sud. Daniele parla mo' di questi ultimi. Cioè, dopo Hitler e cose che ci rimangono, rimane questo. Gli ultimi due erano, per esempio, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Erano gli ultimi due. Poi cade l'Unione Sovietica, probabilmente adesso lo prende la Cina, quel posto del re del sud. E vabbè, poi lui fa le profezie, le adatta lì. Insomma, vi volevo dire che. Ripeto, io non credo a profezie di nessuno, sto semplicemente analizzando che Daniele ci ha azzeccato a tutte quante, pure i dettagli, pure quello della corbice del nord e del sud, come si sono adattate. Poi, se volete che vi interessa, vi spiego proprio tutto preciso le cose. Però, mo' era per darvi l'idea, non mi si allunga il video. See you later, alligator.